Voglio riferirmi a un articolo importante di questa legge, l'articolo 14, dove va a legiferare sulla legge della cittadinanza, su come chiedere il diritto di cittadinanza, che è un diritto richiederlo, passati determinati requisiti e passati determinati anni e passati determinati valori. Ecco, con questo articolo noi andiamo a incidere che cosa? Che se uno compie atti di terrorismo con una sentenza passata in giudicato, la cittadinanza italiana può essere revocata su richiesta del Ministro degli Interni. Per cui qualcosa di importante, qualcosa, io l'ho detto in tre punti. Primo, una grande civiltà giuridica, vedere, perché la patria sta dove batte il cuore c'è la cittadinanza. Uno chiede la cittadinanza italiana, poi compie un atto di terrorismo e per questo atto di terrorismo la cittadinanza deve essere tolta. Due, una norma di buon senso, una norma di buon senso, dove noi andiamo a dire che cosa? A dire a quelle persone che hanno visto e hanno subito degli atti di terrorismo, vedere che chi glieli ha commessi gli viene tolta la cittadinanza italiana. E a lei, onorevole Bonino, mi spiace molto che abbia sfruttato l'esempio di bambini, perché io le posso portare quello che è successo a Desiree, quello che è successo a Pamela, ad altre ragazze, ad altre... Non mi deve rispondere, io l'ho ascoltata, non serve che lei urla. Questo danno ce l'avete fatto voi, 7 anni, noi stiamo recuperando 7 anni vostri di fallimento in questo settore. E agli amici di Fratelli d'Italia mi dispiace sentirvi criticare questi 40 articoli, perché noi con questi 40 articoli siamo passati dalle parole ai fatti. Grazie Ministro degli Interni e grazie Governo. Grazie Senatore Vescovi. È iscritto a parlare il Senatore Verducci, ne ha facoltà. Grazie Presidente, colleghi. Presidente, mi faccia dire, davvero sarebbe bello se in quest'Aula, di fronte a un tema così importante, noi non utilizzassimo fatti di cronaca.